mondo scoprirai, molte cose imparerai. Trippi! Ehi, sono io, Blippi! E oggi siamo qui alla Roma Pizza and Pasta School a Roma in Italia. Io amo la pizza e oggi voi e io impareremo a fare la pizza e la assaggeremo. Andiamo, forza, entriamo! Wow, questo posto è fantastico! Già, è proprio qui che si fa la pizza! Non posso credere che faremo la pizza in Italia! Sarà molto divertente, ma mi chiedo se ci sia qualcuno qui che mi possa insegnare a fare la pizza! Ciao! Wow, ciao! Ciao! Ciao, io sono Blippi e tu? Io sono lo chef Giuseppe Blippi, molto piacere. Oh, è un piacere conoscerti! Bene, tu lavori qui? Sì, in realtà io insegno. Oh, non ci credo! Un insegnante? Beh, speravo di fare la pizza oggi. Credi di potermi insegnare a fare la pizza? Sarà grandioso, sì. Potremo fare una pizza insieme. Fantastico! Ma qual è il primo passo per fare la pizza? Beh, prima di tutto, essere uno chef. Wow! Prima di poter fare la pizza come uno chef, dovete sembrare uno chef. E ora che ho il grembiule, che cosa facciamo? Beh, cominciamo dagli ingredienti per fare la pizza. Wow, già! Se cuciniamo una pizza deliziosa, ci servono ingredienti deliziosi. Oh, e guardate, sono proprio qui. Abbiamo... posso assaggiare? Certo. Mi chiedo cosa sia. È sale! Ha un sapore molto salato. Sì, probabilmente sta meglio sulla pizza. Penso di sì. Wow, e che cos'è questo qui? Sembra forse... forse una piccola noce? Che cos'è? Un pezzettino di lievito. Lievito? Oh, il lievito è molto importante quando si fa l'impasto. Terremo anche questo per dopo e... conosco questi ingredienti. Wow, abbiamo dell'acqua. E... farina? Della farina, sì. Farina per pizza. E quindi mischieremo tutto questo e faremo l'impasto, giusto? Corretto, Blippi. Oh, bene. Non vedo l'ora di iniziare a fare la pizza. Quello è l'impasto per la pizza. Esatto. Wow, che bello! Guarda qua. Wow, sembra che sia diventato molto grande e sia cresciuto. Già, è per via del lievito, Blippi. Wow, il lievito? Già! Ricordate quel pezzettino di lievito? Ha aiutato l'impasto a diventare molto grande? Corretto. Ma prima di toccare l'impasto stiamo dimenticando qualcosa? I guanti. Già! Assicuratevi di avere le mani pulite o di avere i guanti. Wow! E io ho... ecco qua. Un guanto. Wow! E... due guanti. Guardate! Sono blu! Già, blu. Uno dei miei due colori preferiti. Oh, e anche tu hai i guanti blu. Già. Wow! Ecco fatto. Ok, bene. Che facciamo adesso con l'impasto? Capovolgiamolo. Wow! Guardatelo! È proprio molliccio. Ora, Blippi, dobbiamo suddividere l'impasto in tante porzioni. Ok. E dobbiamo usare una bilancia. Wow. Accendiamola. Già, usiamo questa bilancia per dosare l'impasto. Vediamo quanto pesa. E questo è per tagliarlo. Oh, ok. Dai, fallo tu per primo. Ok. Quindi, quanto impasto serve sulla bilancia? Beh, all'incirca 250 grammi. Quasi. Wow. Perfetto! Che bello! Beh, posso provarci io? Wow! Ok, e ora ne taglio e ricavo 250 grammi. Wow, è così molliccio! Ok, adesso vediamo se ne ho troppo o troppo poco. Ah, sì, sembra tanto. 400 grammi! Wow, è un po' troppo, perciò ne prendo... Già, diventerebbe una pizza super gigante così. Pizza gigantesca! Già. Tagliamo un po' di questo impasto, proviamo. È ancora un po' troppo... Ancora un pochino per arrivare a 250 grammi! E prenderò l'impasto per la mia pizza. E tu hai l'impasto per la tua pizza? E facciamo così. Ripieghiamolo. Ok. Ripieghiamo l'impasto. Sì. E poi facciamo la palla. Ok. Semplice. Guardate. Tipo... Sì. Guardate. Una piccola palla d'impasto. Ok. Ecco fatto. Ok, adesso cosa facciamo con questo? Adesso posizioneremo in una cassetta.
Ok. L'impasto. Oh, ok. Mettilo lì. Ok, allora lo metto proprio qui? Perché mettiamo l'impasto nella cassetta? Perché deve crescere. Wow, abbiamo messo l'impasto in un secchio ed è diventato grande per il lievito. Abbiamo fatto una palla d'impasto e l'abbiamo messa qui dentro, così diventerà ancora più grande. Wow! Sì. Più grande, proprio così, Blippi. Wow, guardate! Wow, questa palla d'impasto sembra una montagna d'impasto per pizza! Wow! Vedete? Sembra proprio che il lievito l'abbia aumentata di molto e ha perfino una piccola bolla. La facciamo scoppiare. Sì! Non vuole scoppiare! Ci serve un po' di farina per fare questo, altrimenti sarebbe un disastro. Wow! Ci serve un po' di farina anche qui sul tavolo. Wow, fare la pizza può causare disordine. Oh, sì, molto disordine. È divertente. E guarda che succede ora. Wow. Molto, molto delicatamente. Oh, sei davvero bravo in questo. Grazie. Wow. Lo metto qui, lo rigiro nella farina e lo metto davanti a te, Blippi. Wow, una pizza per me. E invece la tua, eh? E una per me. Faccio lo stesso in una cassetta. Lo rigiro e lo metto di fronte a me. Metti le mani in questo modo. E poi al centro, spingi giù, non troppo. Ok, vai su. Un po' in avanti, giù. E poi giù. E giù. E giù. E ancora. Ok, stop. Ora, giralo. Ok. Corretto. E ancora. Bene! Wow, sta già iniziando ad assomigliare a una pizza! Certo, lo diventerà! E ora guarda sulla tua mano. In questo modo. Okay. Ora metti i pollici dentro. Ok, mettete il pollice dentro così. E ora mettici la pizza sopra. Wow! Stai attento! Wow, ci siamo! Ok. E poi un'altra. Wow, e poi l'altra mano così. Ok. Si sta allungando l'impasto. Sì, usiamo la gravità in questo modo. Wow, già. E adesso prendiamo il terzo quarto della pizza. Ok. E aspettiamo ancora un pochino. Wow, è divertente. Già, questo è un ottimo modo per ottenere una pizza senza sbagliare e senza farla cadere. E ora l'ultimo quarto. Wow, quindi lo facciamo quattro volte? Esatto, ora dividiamo in quattro quarti l'intero cerchio e delicatamente adagiamo la pizza. Forte. Wow, guardate! Bellissimo! Wow, wow, un ottimo aspetto! Hai fatto un magnifico lavoro, Blippi! Grazie! Wow, anche la tua pizza ha un ottimo aspetto! È perché io lo faccio tutti i giorni, ma tu sei stato fantastico! Sì, guardate, abbiamo fatto le pizze, ma credo che manchi ancora qualcosa su questa pizza! Magari la salsa e i condimenti? Salsa e condimenti! Sì, andiamo! Wow! Guardate, ci sono così tanti condimenti qui! Sì! Guardate, formaggio e... Wow! Io lo so cos'è questa! Salsa di pomodoro. Ma questa che tipo di salsa è? È fatta di pomodoro San Marzano, pelato. Oh. Pelato e passato. È vero pomodoro. Annusala. Ha un profumo fresco e intenso. È delizioso. Penso che userò questa per la mia pizza. Già, ma le serve qualche altro condimento. Già. Magari un po'... Magari un po' di formaggio. Questa è mozzarella. Wow, della mozzarella, bene. Oh, e guardate, sembra davvero interessante. Già, già, non è una fetta o una palla, ma sono piccoli pezzi. Beh, userò questa e quella, ma credo di volere un po' di frutta e verdura. Oh. Wow, guardate qui, abbiamo delle verdure. Oh, peperoni e... zucchine! Già. Queste saranno ottime sulla pizza! Sì! Penso che abbiamo tutti i nostri condimenti e tutti gli ingredienti, quindi cominciamo a fare le pizze! Facciamole! Ok, iniziamo! Come faccio a mettere la salsa di pomodoro sulla pizza? Prendine una cucchiaiata intera, sono circa 60 grammi, proprio ciò che ti serve per una pizza! Ok, forte! Solo una cucchiaiata! E mettila al centro! Ok, ci siamo! Come ti sembra? Ho dimenticato un pezzo? No, secondo me ha un ottimo aspetto! Ah, ti ringrazio! Quanto ne metto di questa? Beh, questa è mozzarella di bufala, è molto concentrata, non devi metterne tanta. Ok. Oh, molto bene, è perfetto. Oh, già! Ok, e poi mettiamo qualche zucchina. Sì. Una, due, tre, quattro. Altre due. Mettiamo sei rondelle. E poi, potremmo prendere questi peperoni gialli e dare una forma.
Oh, guardate! Sì, ci siamo riusciti! Abbiamo fatto un piccolo cuore giallo! È molto, molto romantico! Ok, credo sia il tuo turno di mettere i condimenti sulla pizza. Come ho spiegato, vado dritto con la mozzarella. Oh, wow, quella sembra una mozzarella squisita, sì! È super squisita! È assolutamente super squisita! Voi avete un condimento preferito sulla pizza? Oh, anche a me piace quel condimento, ok. E adesso la mischierò con del pecorino romano. Okay. È un formaggio di pecora molto forte, senti? Oh! Super forte! Pecorino romano sembra proprio gustoso. Oh, puoi aggiungerlo anche sulla tua pizza se vuoi. Già! O anche il parmigiano. Oh, già! Metterò un po' di questo anch'io sulla mia. Wow! D'accordo. E adesso? Ok, ora è il mio turno. Un secondo, perché prima devo darti la possibilità e lo spazio per mettere la tua. Oh, già! Ora sta usando un palettino per pizza. Serve a far girare la pizza in modo che si cuocia da tutte le parti. Lo vedete? C'è il fuoco solamente da un lato, non tutto intorno. Usa la mano che ti è più comoda. Ok, la mia mano destra. Proprio sulla punta. Adesso andiamo fino in fondo. Vai, Blippi, prima spingi. Fino in fondo? Sì. D'accordo. Sì, molto bene. Okay. Adesso gira la mano, rilascia il braccio e poi tira, tira, vai. Wow, ce l'ho fatta! Ho messo la pizza nel forno per pizza. Sì, a talento. Ok, ora è il momento di vedere le pizze. Ci siamo? Wow, guardatela! Già, guardate, ho aggiunto un altro po' di formaggio e tanti altri condimenti. E ora la mangiamo. Fammi vedere la tua pizza. Sei pronto? Ok. Wow, guardatela! Ci sono così tanti frutti e verdure sopra. Oh, fragole e quello è un limone. Lo è. Su una pizza? Sì, su una pizza. Mescolato con un po' di aceto balsamico. Oh, sì, aceto balsamico. Wow. Mi piacerà anche questa pizza. È molto dolce. E c'è anche qualche fragola. Wow, io amo le fragole. Oh, anche a voi piacciono le fragole? Fantastico. Beh, credo di sapere cosa fare adesso. Sì, anch'io. Dare un morso. Ok, proviamola. Wow! Quello? Wow! È stato il miglior morso di sempre! Oh, era davvero, davvero gustoso! Wow, credo mi serva un tovagliolo! Grazie mille per avermi insegnato a fare la pizza e fatto assaggiare la miglior pizza di sempre! Grazie mille anche a te! Ciao! Bene, a presto, ciao! Wow! È stato fantastico! Mi sono divertito tanto! Già, abbiamo visto cosa serve per la pizza, come fare l'impasto, quali ingredienti metterci e come cucinare la miglior pizza di sempre! E l'abbiamo assaggiata! Mm. Bene, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne ancora degli altri, vi basta solo cercare il mio nome! Ehi, facciamo insieme lo spelling del mio nome? Ok, cominciamo! Pronti? B-L-I-P-P-I! Blippi! Ottimo lavoro! Bene, ci vediamo presto! Ciao ciao! Ne prenderò un altro pezzo!